connais le sujet de violence et passion, c'est l'histoire d'un vieux professeur qui est amené à louer une chambre à une sorte de tribu aristocratique assez singulière. Et de leur rencontre naît un conflit tragique. Visconti non era stato bene, era impedito nei movimenti e allora non avrebbe più potuto avere sobbarcarsi la fatica di tipo la notte dei lunghi coltelli della caduta degli dèi o il gran ballo del Gattopardo. Ci voleva un film in cui lui potesse muoversi con una facilità in un set e con pochi personaggi, e da questo è nata la necessità di fare un film dove si svolgesse in due appartamenti, uno antico e uno moderno, che poi, se volete, sono anche due luoghi dell'anima. E je crois aussi qu'il a eu un moment un grand peur de ne pas pouvoir le réaliser. Mais le moment qu'il a vu qu'il pouvait vraiment le faire, je crois qu'il a eu une grande joie et alors une sorte de fame. De faim, oui. De faim. D'appétit. D'appétit, d'en faire encore, encore, encore. Mi ricorderò sempre una sera in cui lui ancora non era sulla carrozzina, però era abbastanza avanti nel tempo, negli anni, per quello che ricordo, in cui fui portato a Via Salaria e lì questa casa, ero passato tante volte in macchina davanti a casa di Visconti, finalmente entrai nella casa di Visconti. Ed ero lì a cena e c'era Helmut Berger e alcuni altri amici di Luchino e di Helmut, e io ero, non mi ricordo con chi, e lo trovai estremamente dolce, molto diverso da come, in genere è sempre così poi, da come uno si immagina persone un po' leggendarie come Luchino Visconti.